Bentrovati da Francesco De Leo e benvenuti alla Voce della Storia, i podcast di Focus Storia, all'insegna dello scoprire il passato per capire il presente. Oggi parliamo di scienza. Gli ultimi anni sono stati decisamente esaltanti per la comunità scientifica grazie a una serie di scoperte rivoluzionarie come l'osservazione del bosone di Higgs o delle onde gravitazionali, solo per citarne alcune, ma l'annuncio fatto recentemente dal team di Event Horizon Telescope con la cattura della prima immagine diretta di un buco nero rientra senza dubbio nel novero ristretto di quelle scoperte che saranno in grado di cambiare per sempre lo studio e la comprensione dell'universo. Ma cosa sono i buchi neri? Cosa sappiamo di questi corpi celesti? E cosa pensano gli scienziati dello spazio, del tempo e della conoscenza? Noi ne abbiamo incontrato uno dei più autorevoli, il professor Remo Ruffini, che è direttore dell'ICRANET. Ruffini ha studiato, ha collaborato con Stephen William Hawking, lo scienziato scomparso a Cambridge il 14 marzo del 2018, tra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto appunto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo. Sentite su questi argomenti cosa ci ha detto il professor Remo Ruffini. Perché quello che stiamo capendo è che l'evoluzione dei gamma ray burst evolve da stelle binarie e queste stelle binarie a un certo punto si uniscono, collassano e mandano un gamma ray burst, ma non finiscono, formano un altro sistema binario e quest'altro sistema binario dopo milioni di anni si scontrano di nuovo come in una partita di football a grandissima scala e formano un altro gamma ray burst che però non finisce perché creano altri oggetti. Prima sono due stelle massive, poi sono una stella di neutroni, una stella massiva, poi due stelle di neutroni e così via. E finalmente alla fine si forma un black hole alla fine, come un gol di una partita. È come se nel suo sviluppo la natura stia giocando una grandissima partita, come un gioco che dà alla natura stessa la gioia di partecipare a un fenomeno di questo genere. Abbiamo capito per la prima volta dove si formano gli elementi pesanti nel cosmo. Noi troviamo sulla Terra l'uranio, l'oro, tutto questo lo troviamo sepolto nelle rocce, ma non avevamo capito fino a qualche, addirittura giorno fa, così profondamente, dove questi oggetti vengono a essere preparati e nascono. E quello che abbiamo capito è che questo avviene nelle più grandi esplosioni dell'universo, i gamma ray burst. Ora, perché la ergot abbia creato questi gamma ray burst? In tutto l'universo, fino dalle fasi primordiali, a un qualche milione di anni dall'inizio del Big Bang, perché? E la risposta è semplice. Per permettere a tutte le stelle dell'universo, da 50 miliardi di anni fa, molto vicino al Big Bang, di essere arricchite degli elementi pesanti. E questo per permettere la vita democraticamente in tutto l'universo. Questo l'abbiamo capito. Sta a noi adesso, visto che la natura ci ha messo a disposizione tutte queste cose, andare a identificare non solo dove, ma anche le forme di vita che la natura ha scelto di far evolvere. E questa è di gran lunga la frontiera più bella che noi dobbiamo guardare. Lo spazio, il tempo, è un argomento affascinante che non ha ancora termine. E lo capiamo in parte.
è un mistero soprattutto quando interfacciato con un altro grande mistero, la presenza della materia e dell'antimateria. Il fatto che l'antimateria sembra andare indietro nel tempo invece che avanti come la materia, e quando si incontrano si annichilano in un fotone. Beh, tutto questo è ancora un profondo mistero con cui viviamo. Ma anche da un punto di vista spirituale, l'idea del tempo in quanto tale è toccata di nuovo da Einstein e chiaramente anche da Stephen. Quando Einstein, il giorno prima di morire, scrisse a mano una bellissima lettera alla vedova di un suo profondo amico, che era l'ingegner Besso. Quando Einstein scrisse il primo lavoro di relatività speciale, ringraziò solo una persona, l'ingegner Besso. E l'ingegner Besso morì pochi giorni prima di Einstein. E Einstein scrisse alla moglie una lettera vibrante in cui disse: per noi, e questa è la frase più delicata, fisici credenti. Cosa vuol dire fisici credenti? Perché credenti nella fisica e capiscono che la fisica è qualcosa di molto più che un'equazione, è qualcosa veramente che ha l'ampiezza del credente religioso. Fisici credenti, il presente, il passato, il futuro non sono altro che un'illusione, anche se una illusione molto profonda e verace. La conoscenza scientifica è questo incontro che permette all'uomo, alla mente, di evolvere e di permettere alla natura di esprimersi. Se non ci fosse la scienza, la natura sarebbe un insieme di pietre. Ma è solo attraverso lo sforzo incredibile della mente, della conoscenza, che questa conoscenza dell'essere umano, dei neuroni dell'essere umano, fa sì che la natura possa capire di esistere. E questo aspetto bionivoco, che secondo me ha il ruolo fondamentale, la conoscenza dell'uomo, rendersi cosciente alla natura di cos'è l'universo. Abbiamo terminato, vi ricordo che potete ascoltarci su YouTube, su Spotify, su Spreaker, semplicemente cercando La Voce della Storia. E se vi è piaciuto il nostro podcast, scrivetecelo nei commenti, cliccate su mi piace, condividetelo con i vostri amici. Ma non dimenticate, per rimanere sempre aggiornati con i nostri podcast, di iscrivervi al canale. In descrizione, proprio sotto il cursore, trovate tutti i canali social di Focus Storia e, per chi fosse interessato, anche un'offerta abbonamento alla rivista di 6 mesi, pensata proprio per i nostri ascoltatori del podcast. Come sempre, per scoprire il passato e capire il presente. A prestissimo!